Zelcor presenta Il Sussurratore, lettura e interpretazione di Rosanna Lia. Per via dei temi della storia, l'ascolto è sconsigliato a minorenni e persone sensibili. Un sentito ringraziamento a Vir, la forza delle parole, per la sua consulenza in campo operistico. La lieve apprensione che aveva intrappolato il cuore di Angelica Pedraja mentre saliva sulla malconcia imbarcazione che l'avrebbe condotta alla Golondrina si esaurì pochi minuti dopo aver lasciato il porto di Palma di Mallorca. Sulle prime, scrutando quel piccolo motoscafo pieno di segni e graffi, non si era sentita molto sicura, ma adesso ogni timore aveva lasciato posto a una sensazione di benessere così intensa da farle sperare che il tragitto durasse molto più dell'ora e mezza prevista per raggiungere l'isolotto dove, se tutto fosse andato bene, avrebbe iniziato il suo nuovo lavoro. A prescindere dall'esito che il colloquio avrebbe avuto, si sentiva felice e piena di speranza come raramente le era capitato durante i suoi 26 anni di vita. Seduta sulla panca coperta da uno sbiadito telo, contemplava il mare sentendo salire dentro un'emozione che minacciava di farla piangere. Il riverbero del sole di giugno sull'acqua era abbagliante, ma resistette all'impulso di abbassarsi i Ray-Ban sugli occhi. Voleva che la tinta fantastica del mare la colmasse attraverso il suo sguardo, saturandola con quel blu profondo e brillante come il cobalto, nel quale palpitavano e guizzavano barlumi di cromia che l'occhio intravedeva e la mente non sapeva nominare. Abitando a Barcellona, il mare non era certo un estraneo per lei, eppure sentiva di non averlo mai vissuto pienamente. Non quanto poteva averlo vissuto Pedro, l'uomo che la stava traghettando e che in quel momento era in piedi di fronte alla plancia, la folta barba bruna schiarita dalla salsedine arruffata dal vento, le spalle quadrate e la pelle che sembrava plasmata nella terracotta. Dava l'idea di un marinaio d'altri tempi, uno di quelli che hanno una donna in ogni porto e la sera sfidano a braccio di ferro altri lupi di mare in fumose taverne. Angelica sorrise, rendendosi conto di fantasticare. Probabilmente Pedro non era niente di più esotico e affascinante di un pescatore o di un meccanico, ma lei provava nei suoi confronti un pizzico di invidia. Almeno lui poteva saltare a bordo e sentirsi per un po' il capitano di un veliero. Ma forse anche per lei l'avventura stava bussando alla porta. Alzò lo sguardo, concedendo il viso alle raffiche tiepide che sapevano di iodio e i suoi occhi color caffè incontrarono la sagoma irregolare della Golondrina, con le sue chiare scogliere inghirlandate dalla folta vegetazione. Nel punto più alto, proprio a picco sul mare, si scorgeva il riverbero prodotto dalle mura bianche di Los Susurros. A quella vista il cuore di Angelica tornò a vibrare di frenesia. Solo adesso si rendeva conto di quanto disperatamente desiderasse quel lavoro, di quanto ne abbisognasse. L'idea di dover tornare a Barcellona a cercare un posto in un istituto per anziani dai corridoi olezzanti di piscio e detergente le faceva salire il magone. Le sue mani si strinsero attorno alla borsetta, un accessorio selezionato per fare pandan con il brioso tailleur color crema che aveva scelto. Pregò che quell'abbigliamento le portasse fortuna. Solo Dio sapeva quanto necessitasse di un po' di benevolenza dal fato, dopo tanti periodi bui. Intanto, sotto lo scafo, l'uniforme blu del mare si era trasformato in un patchwork screziato di indaco e turchese brillante, a seconda di dove il fondale fosse ricoperto di posidonia o di sabbia. Da un angolo di una meravigliosa caletta sfumata di rosa a forma di mezzaluna si allungava un breve molo di pietra bianca alla quale Pedro ormeggiò l'imbarcazione prima di afferrare il polso sottile di Angelica con la mano irruvidita di calli e cicatrici, aiutandola a issarsi fuori bordo.
Sistemandosi dietro l'orecchio una lunga ciocca nera che il vento le aveva fatto svolazzare sul viso, la giovane si abbassò gli occhiali a specchio, rivolgendo al traghettatore un sorriso grato, al quale lui rispose sfiorandosi la visiera del berretto da skipper con ruvida galanteria. Tra l'imbarazzato e il sorpreso, Angelica si ritrovò a pensare che di un uomo come Pedro, malgrado la differenza di età, si sarebbe potuta innamorare. Sistemandosi la borsetta sulla spalla destra, raggiunse la fine del piccolo molo. I tacchi bassi delle sue scarpette affondarono nella sabbia che separava la passerella dalla base di una scalinata intagliata in obliquo, risalendo la bassa scogliera che custodiva la minuscola spiaggia. Era un luogo magico, un luogo segreto come a volte si leggono in certi romanzi rosa. Lo scoppiettio del fuoribordo Yamaha fece voltare Angelica. Arrestandosi a metà della rampa, si volse a osservare il motoscafo di Pedro che si allontanava, lasciandosi dietro una lunga scia di spuma, come una cicatrice d'argento sul volto blu del mare. Quella visione le dette un piccolo moto di ansietà. Fu un attimo, ma molto acuto. Raggiunse la cima camminando lungo una stradina stretta, poco più che un sentiero che sfilava sotto all'ombra verdognola e profumata di un boschetto di tamarindi in piena fioritura. Nel chiaro scuro del fogliame che le imprimeva sul viso tatuaggi di ombre, Angelica pareva una ninfa che passeggiava nel suo bosco sacro, illusione guastata, ma solo di poco, dagli abiti moderni che le fasciavano il corpo snello, tornito dalla ginnastica aerobica. Il volto era ovale, la carnagione delicatamente sfumata di cannella, i capelli neri, lustri e ricciuti come quelli di una danzatrice di flamenco. Pochi minuti dopo si trovò di fronte un'ampia cancellata di ferro battuto tutta volute e riccioli, incastonata in un muro candido oltre il quale svettavano alti alberi di eucalipto. La brezza fece stormire le foglie affusolate e Angelica si domandò se il nome della villa, Los Susurros, non derivasse da quel suono bisbigliante. Si arrestò un attimo, l'attenzione rivolta all'edificio che si stagliava contro il cielo terso. Era così bianco da far pensare che emanasse luce propria, pieno di terrazze guarnite con estrose merlature, balconcini sui quali si abbarbicava la buganvillea e file di finestre racchiuse in decoratissimi alfith pieni di viticci, palmette e alti arabeschi. Quando l'aveva vista al mare, quella dimora le aveva dato un'impressione del tutto diversa, quasi che fosse stato nell'intenzione dell'architetto fare in modo che al mutare della prospettiva anche l'edificio cambiasse forma. L'effetto era straniante, vagamente ipnotico. Sospinse l'anta del cancello. Sopra di lei le folte chiome degli eucalipti tornarono a bofonchiare nel loro frusciante idioma. Il cortile sembrava un'illustrazione di Le Mille e Una Notte. Fiori esotici assorbivano il sole in ogni angolo. Cespi di gigli tigrati rivaleggiavano col masse blu rosa di ortensie nel pavoneggiarsi davanti agli occhi della nuova arrivata. Nubi di glicine avvolgevano i pergolati in galassie viola. Sui palmizi cicaleggiavano piccoli stormi verde brillante di parrocchetti dal collare, mentre al di sotto, circondata da siepi di camelie, stava una fontana esagonale in stile arabo, tutta ammiccante di motivi zelige. Seduta sul bordo, con una mano che sfiorava l'acqua raccolta nella vasca e l'altra sollevata a reggere un ventaglio, stava una donna in un bell'abito di seta verde smeraldo, decorato di foglie d'oro. Posato sui capelli, aveva un ampio cappello della stessa tinta del vestito, ornato di penne di fagiano. Il suo viso era seminascosto dal ventaglio, tanto che Angelica poté solo vedere gli occhi che la sbirciavano da sopra il bordo dell'oggetto. Quello sguardo la bloccò. Fu solo per un istante, ma lo trovò stranamente acuminato e minaccioso, come l'occhiata di una tigre attraverso le sbarre di una gabbia. Lentamente la donna fece scivolare il ventaglio verso il basso, mostrando un volto dal quale trapelava tutta la sua anzianità. Doveva avere passato l'ottantina da un po'.
Tuttavia, quando si mise in piedi, lo fece senza particolare fatica. Si aiutava con un elegante bastone d'ebano dall'impugnatura d'argento raffigurante la testa di un rapace, forse un avvoltoio. Sventolandosi, venne incontro ad Angelica. Il suo sorriso, in mezzo a tutta quella ragnatela di rughe, esprimeva vivida cordialità, ma questo non fu del tutto sufficiente a fare scordare alla ragazza il tuffo al cuore che l'occhiata di prima le aveva innescato. Il vento fece ancora cospirare gli eucalipti, trasportando fino ad Angelica un sospiro del profumo della vecchia signora che le stava porgendo la mano ingioiellata di anelli vistosi. «Buongiorno! Lei deve essere la signorina Pedraja, dico bene? Sono la signora Zahira Belmez e le do il benvenuto a Los Susurros!» Se non fosse stata certa di trovarsi in Spagna, di sicuro Angelica avrebbe pensato di camminare nei corridoi del palazzo di un sultano d'Arabia. Lo stile moresco, con i suoi colori vivaci, le linee essenziali, le decorazioni fantasiose e l'onnipresente lucentezza della porcellana, l'ammaliava al punto da stregarle i sensi. Ma non era solo a causa del fasto inatteso che l'attorniava se le pareva di perdere l'orientamento. Come aveva giustamente intuito, la villa sembrava essere stata edificata sulla base di un'illusione ottica. Per fortuna l'effetto labirinto era in parte smorzato dall'ariosità degli alti soffitti, dalle molte finestre e dalle stanze ampie. Non avrebbe voluto fare la figura della provinciale, ma seguendo la padrona di casa non riusciva a contenere lo stupore. Bastava girare gli occhi da un angolo all'altro per incappare in qualche meraviglia. Si rese conto con stupore che il colloquio era già cominciato, anche se non si stava svolgendo come lei si era attesa quando aveva letto l'annuncio sulla pagina delle inserzioni dell'Avanguardia, ovvero loro due sedute a un tavolo, con la signora Belmez che ispezionava freddamente le sue referenze. Scoprì di preferire così, sentendo la tensione allentarsi. Nonostante l'aria da aristocratica, la padrona di casa si rivelò piuttosto garbata e informale, al punto che in breve tempo Angelica scordò di trovarsi nel mezzo di un colloquio di lavoro. Parlare con la signora Belmez riusciva molto facile e piacevole. Sembrava una qualsiasi chiacchierata con una dirimpettaia. «Molti si turbano all'idea di dover restare in un posto così isolato per un lungo periodo. Sa, lontano da amici, dai familiari.» «Mi creda, non sarà un problema, signora Belmez.» «Da come lo dice, pare che lei non abbia una famiglia.» «Oh, mi scusi, cara, a volte mi scappano dette certe cose.» «Non si preoccupi, in un certo senso ha ragione lei. Mia madre è morta l'anno scorso e in quanto a mio padre, beh, ho perso i contatti con lui. Non è stato una figura presente nella nostra vita.» «Non mi dirà però che non ha un ragazzo, una bella figliola come lei.» «Sono single.» «Sa, anch'io.» Ironizzò la signora Belmez strizzandole l'occhio. «Ah, gli uomini. Si goda la gioventù prima di trovarsene uno, mia cara. Io ne ho avuti tanti, lo crederebbe. Molti uomini, nessun marito e un amante speciale che, in un certo senso, non ha mai lasciato il mio cuore. Viene da Barcellona, ricordo bene. Questo posto le sembrerà terribilmente solitario.» «Forse un po' di solitudine mi gioverà. Ho sempre pensato che...» Ma in quel momento lei e la padrona di casa attraversarono una porta finestra e la frase che Angelica stava pronunciando si dissolse, estinta nella meraviglia che la pervadeva. Il cortile interno di Los Susurros era ampio, perfettamente rettangolare, curato al millimetro.
Era meno straripante di fiori rispetto al giardino che presidiava l'ingresso, ma possedeva un'eleganza geometrica molto raffinata, con sottili sentieri di ghiaia candida che si snodavano tra aiuole e palme nane. Lascia stupiti, non è vero, cara? Angelica annuì, gli occhi spalancati, girando su se stessa per osservare il porticato che racchiudeva il cortile, beandosi di quel sottile colonnato variopinto che contribuiva all'illusione di essere finita in un paese medio orientale. Il mio piccolo santuario. Vengo qui per leggere, bere una tisana e riflettere. Qui posso scordarmi del mondo e lasciare che il mondo si scordi di me. Deve essere bellissimo. Lo è, mia cara. Lo sguardo emozionato di Angelica incappò in qualcosa che andava a spezzare l'uniformità di quel luogo. Proprio di rimpetto alla porta finestra dalla quale erano uscite, incastonata nel lato stretto del cortile, stava una struttura tozza, sormontata da una cupola color mattone. La facciata era in larga misura soffocata da un fitto intrico di rampicanti dalle ampie foglie verde violaceo, le cui fronde erano appesantite da carnosi boccioli magenta acceso. La ghiaia del sentiero scricchiolò sotto i tacchi della ragazza mentre si avvicinava. Sul suo volto lo stupore stava sconfinando nella perplessità, dal momento che non sapeva trovare un nome a quello che le stava di fronte. Circondato da un paludamento di rami sinuosi, si intravedeva un largo portone di metallo che il tempo aveva screziato di ossidazione verde, sul quale spiccavano nodi di bassorilievi arabeggianti. Aveva l'aria di essere infisso lì da molto, molto tempo. Che... ma che cos'è? Una cappella privata, o almeno così pare. La porta è bloccata e, per quanto abbia cercato, non ho trovato la chiave. Nessun fabbro è mai riuscito a venirne a capo. Pensi un po'. Non che io senta il bisogno di pregare, comunque. Vogliamo proseguire? Un movimento svolazzò al limite inferiore del suo campo visivo e, quando abbassò la testa, vide una farfalla accanto alla punta della sua scarpetta sinistra. E non era l'unica. Con un sussulto di sconcerto ne contò almeno una trentina, alcune già morte, altre agonizzanti. Il terreno alla base del portone era tutto un fremere delle loro deboli ali. «Mio Dio!» gemette Angelica con un istintivo passo indietro, la mano sul petto. «Oh sì, mi scusi, mia cara, avrei dovuto avvisarla. Non ho ancora capito cosa le faccia morire. Forse il giardiniere che viene una volta al mese esagera con il diserbante. Glielo farò notare». Oltrepassò quel cimitero di farfalle, andando a sfiorare un grappolo di boccioli. Le rughe sul suo volto si accentuarono in un sorriso d'amorevole orgoglio. «Quest'anno avremo il privilegio di un'ottima fioritura. Oh, non mi chieda il nome, cara. Mi è del tutto passato di mente. Viene dalle pianure di Leng. Credo siano in India. Ci si fa un ottimo decotto e il profumo è delizioso». La giovane ascoltava appena, lo sguardo ancora rivolto alle farfalle morenti. Vederle la faceva stare male. Tornò a posare gli occhi sulla struttura. Se davvero aveva uno scopo religioso, come mai non c'erano crocifissi o altre immagini sacre? Era anche vero che quasi tutto era celato da quell'orribile pianta. All'improvviso sentì la pelle dietro la nuca che si raggrinziva e le mancò il fiato. Per un tremulo attimo fu certa che dall'altra parte di quei battenti qualcuno la stesse spiando attraverso il foro della grossa serratura. Fu intimamente lieta quando la signora Belmes decise di riprendere il loro giro, continuando il colloquio, decisamente più interessata alla sua vita privata che alle sue attitudini professionali. Si ritrovarono in una magnifica biblioteca dominata dai toni del blu e dell'azzurro, con antiche librerie che foderavano le pareti, poltroncine di velluto, un grammofono con tanto di tromba e una serie di vetrinette contenenti gli artefatti più vari.
Lo strano malessere che l'aveva sfiorata nel cortile interno fu spazzato via quando Angelica scorse il bellissimo violoncello di legno dorato esposto in una teca, accanto a un certificato che ne attribuiva la paternità a Stradivari. «Vedo che le piace!» «Ne ho visto solo uno in vita mia, al museo del Palazzo Reale di Madrid. Ero in gita scolastica. Sembra passato un secolo.» «Lo prenda pure, cara!» «Oh, no, no, non potrei!» «Insisto!» Ignorando le proteste di Angelica, l'anziana donna aprì la vetrinetta e mise l'antico strumento tra le braccia della ragazza, che lo prese con la cauta devozione che si riserverebbe a un neonato. «È del 1701. Fa battere il cuore pensare quante cose abbia visto. Non trova? Lei è una musicista, vero?» «Sì, non mi sbaglio. L'ho capito da come lo impugna. Perché non suona qualcosa?» «Signora Belmes, non tocco un violoncello da... Oh, non ricordo neanche più quando è stata l'ultima volta. Non so nemmeno se ricordo come...» «Ricorderà lo strumento per lei. Hanno una memoria migliore della nostra. Ecco, questo è l'archetto. Avanti, sono impaziente.» Tutta eccitata, la signora Belmes andò a sedersi su una poltroncina, gli occhi che brillavano di aspettativa nel viso rugoso sormontato da un'elegante acconciatura di capelli grigio turchini, incredibilmente folti per una donna che aveva quasi toccato il secolo d'età. Angelica si sentiva terrorizzata, le mani improvvisamente gelide. Non sapeva se il panico derivasse dall'eventualità di fare brutta figura, di rovinare inavvertitamente un violoncello che valeva più di quanto avrebbe mai potuto guadagnare in una vita di lavoro, o la prospettiva che una marea di ricordi forieri di malinconiche emozioni la travolgesse. Sulle prime si trovò impacciata, ma durò appena un attimo. La polvere depositata su quel talento si sollevò, la memoria tattile prese a scorrerle nei nervi delle sue dita. Riconobbe la piacevole pesantezza del violoncello tra il mento e la spalla, la tensione delle corde sotto i polpastrelli. Tutto come quando era bambina, nei pomeriggi in penombra dell'appartamento affacciato sulla vinguda diagonale, lo srotolarsi delle note assorbite dai pesanti tentaggi e dai pannelli di legno che rivestivano le pareti, dando a quel luogo un soffocante sentore di cripta, un posto dove lei avrebbe dovuto essere inumata, lontana dagli sguardi, dalle dicerie. Niente di più dissimile dall'atmosfera ariosa e lucente di quella biblioteca, le rarefatte tende che svolazzavano, il luccicare blu del mare, le risa lontane dei gabbiani. Non seppe spiegarsi perché, tra tutte le melodie che sgomitavano per essere suonate, scelse proprio la Danse Macabre del compositore parigino Charles Saint-Saëns. Fu come se un sussurro esterno alla sua mente gliel'avesse suggerita, pescandola dal suo repertorio mnemonico. Lo Stradivari aveva una voce profonda e seducente, intessuta di nobiltà. Fluttuò vivace come scintille, zampillando su mobili e tessuti. La padrona di casa ascoltava rapita, la dimora stessa pareva trattenere il fiato per godersi quell'armonia. Dalle finestre si udiva il frusciante applauso delle fronde degli eucalipti. Tutto era in ascolto. Anche l'invisibile. Giunta alle note conclusive, Angelica si avvide che una lacrima le era scesa dall'occhio, raccogliendosi sul mento in una tremolante goccia di cristallo. Un imbarazzo cocente le infiammò il viso, facendole desiderare di essere altrove, di non avere mai accettato di toccare lo Stradivari. La signora Belmes si appoggiò al bastone per mettersi in piedi. Senza una parola, senza applaudire, ricevette il violoncello e lo riportò alla teca. Quando si voltò, sorrideva con occhi ardenti di gioia. «Quando può trasferirsi allo Sussurros, signorina Pedraja?»
La sala d'attesa del dentista odorava di disinfettante. A una parete erano incorniciati una mezza dozzina di attestati, forse per tranquillizzare i più paurosi, assicurando la competenza del dottor Rojas. Le cornici erano azzurre e della medesima tinta erano anche le sedie e il tavolino sul quale stavano impilate le riviste a disposizione dei pazienti. In un angolo un acquario da 10 litri, oggetto immancabile in quell'ambiente, conteneva vivaci guppi e qualche coppia di dignitosi scalari. Angelica si lisciò la gonna dietro le natiche prima di sedersi, colta da quella lieve ansia che vibra nel cuore di chiunque si trovi nella sala d'attesa del dentista. Prese una copia della rivista Hola, iniziando a sfogliarla senza prestare troppa attenzione alle foto dei VIP che prendevano il sole sul ponte dei Panfili o davano scandalo in qualche discoteca della capitale. Con la mente era ancora a Los Susurros, circondata da ambienti arabeggianti, con il respiro del mare sul viso e il mormorio degli eucalipti che le frizzavano nelle orecchie. Ancora non poteva credere di essere lei la fortunata scelta dalla signora Belmes per farle da badante. Era come avere vinto alla lotteria pescando un biglietto senza la minima speranza di aggiudicarsi un premio. Avrebbe voluto iniziare il lavoro il giorno stesso dell'assunzione, ma con rammarico aveva dovuto rimandare di qualche giorno. Doveva preparare i bagagli, sistemare l'affitto dell'appartamento di Barcellona e sbrigare altre piccole incombenze, tra le quali quella visita odontoiatrica. Non poteva rimandarla oltre. L'ascesso che le si era gonfiato accanto al molare iniziava a diventare uno scomodo compagno di viaggio. Di colpo si trovò di fronte la signora Belmes. Era di almeno una settantina d'anni più giovane e in quella foto le sue origini marocchine erano decisamente più evidenti, ma non c'era dubbio che si trattasse di lei. Posava timidamente a fianco di una donna decrepita avvolta in un abito scuro stile anni 50, la testa avvolta in un turbante e una lunga collana di perle che le scendeva sul petto privo di seno. Tra le nocche dell'indice e del medio della destra, ricoperta da un guanto di pizzo, stringeva un bocchino alla Audrey Hepburn. Con un piccolo spasimo di meraviglia, Angelica non faticò a riconoscere la location di quello scatto in bianco e nero. Il porticato del cortile interno di Los Susurros era inconfondibile. Sotto l'immagine la didascalia riportava «Estella Vega». 88 anni, posa insieme alla domestica Saira Belmes nel cortile della sua mirabolante dimora di La Golondrina, alle Baleari. Una domestica? Angelica non poté fare a meno di sentirsi allibita. Da quanto aveva capito, la signora Belmes era stata una delle più acclamate dive del cinema, sia in patria che all'estero, ritiratasi quando l'età le aveva reso la recitazione troppo difficoltosa. Incuriosita, andò a cercare l'inizio dell'articolo, leggendo avidamente. Si trattava di una rubrica che portava in auge vecchie glorie del cinema, della musica e dello spettacolo in generale. Estella Vega, nome d'arte di Dominga Peron ai tempi d'oro, era conosciuta come la sirena delle Baleari ed era il soprano più conteso di tutti i palchi d'Europa. Era in particolar modo celebrata e ricordata per la sua donna Elvira, personaggio del Don Giovanni di Mozart, interpretazione che aveva fatto quasi crollare il soffitto della Scala di Milano a suon di applausi. Tuttavia il cronista non pareva molto interessato alla carriera di Estella Vega, ma piuttosto alla sua vita privata, ivi comprese alcune bizzarre situazioni verificatesi nei mesi precedenti la sua morte, avvenuta nel 1953, non molto tempo dopo la foto che aveva attirato l'attenzione di Angelica. Senza marito, priva di eredi e con nessun amico al quale elargire la notevole fortuna che aveva accumulato calcando le scene di mezzo mondo, la sirena delle Baleari aveva lasciato tutto alla sola persona che le fosse rimasta accanto durante gli ultimi mesi di vita, ovvero Saira Belmes, la sua fedele domestica. La cosa aveva sollevato un bel vespaio all'epoca dei fatti.
I maligni avevano insinuato che la belmessa avesse in qualche modo approfittato della fragilità dell'anziana padrona, manipolandola oppure costringendola a firmare un lascito a proprio esclusivo beneficio. Non pochi avevano trovato quanto mai sospetto che la ricca ex cantante fosse deceduta appena 6 settimane dopo l'assunzione della domestica, sebbene niente avesse mai stabilito che quel decesso fosse da imputarsi a cause delittuose. Altri, non meno malevolmente, avevano ventilato lo scandalo a ipotesi che le due fossero state amanti segrete. A stupire maggiormente, a parte il fatto in sé e per sé, era la straordinaria circostanza in cui la Vega era diventata proprietaria di Los Susurros e di un notevole patrimonio che aveva di fatto dato il là alla sua carriera. Aveva ereditato tutto a soli 21 anni dalla precedente padrona della dimora alla quale aveva fatto da infermiera, accudendola nell'ultimo periodo della sua esistenza terrena. La storia sembrava essersi ripetuta con la signora Belmes. Diventata beneficiaria di un capitale milionario, ne aveva investito una parte per avviare la propria carriera nel mondo della celluloide. E, sebbene le male lingue sibilassero che si fosse semplicemente comprata la fama, i critici erano tutti concordi nell'affermare che nessuna cifra di denaro poteva pagare un talento come quello che Saïra Belmès aveva mostrato sullo schermo nell'arco di tempo tra il 1957, anno del suo debutto, fino al 2004, quando aveva annunciato l'addio al cinema. Per un decennio ancora era comparsa in qualche prestigioso teatro per poi ritirarsi definitivamente dalle scene, andando a chiudersi a Los Susurros, lontana dal mondo che tanto l'aveva celebrata. Sembra che alla Golondrina sia in atto da molto tempo una sorta di segreto sodalizio femminile, terminava l'articolo. Un misterioso passaggio di testimone da padrona a domestica. A questo punto la domanda sorge spontanea. Chi sarà la fortunata Cenerentola alla quale la regina dell'isola cederà la scarpetta di cristallo? Angelica sorrise, non potendo fare a meno di sentirsi chiamata in causa. Arrossì istintivamente nel pensare che tale interrogativo le era frullato in mente parecchie volte mentre leggeva l'articolo. E se la tradizione fosse andata avanti? Un'isola in mezzo al Mediterraneo, un favoloso castello in stile moresco tutto per lei, un conto in banca da star. Non sapeva se quella fantasticheria le facesse battere il cuore di entusiasmo o di terrore. Non aveva neanche idea di come si gestisse una simile eredità, specialmente senza alcun vero talento con la quale poterla mantenere e comunque preferiva non farsi troppe illusioni. Qualcuno chiamò il suo nome. Una segretaria le sorrideva, invitandola ad accomodarsi nello studio. Il dottor Rojas sarebbe stato subito da lei. Quando salì sul motoscafo di Pedro per la seconda volta, Angelica non ebbe la minima esitazione. L'uomo, silenzioso e servizievole come sempre, la salutò con il tipico gesto di portarsi la mano alla visiera del berretto, prima di issare le sue valigie a bordo. Quando approdarono, ignorando le proteste della ragazza, trasportò i bagagli su per la scalinata e poi fino al cancello di Los Susurros. Furono accolti dai crepitanti sospiri degli eucalipti e da un brano lirico che fluiva nel cielo terso come uno stormo di bolle di sapone. Automaticamente alla giovane venne da chiedersi se quella voce argentea e gorgheggiante appartenesse a Estella Vega. La signora Belmes attendeva oltre i battenti del cancello, impeccabile in un abito di un turchese così intenso che pareva brillare. Mise nella ruvida mano di Pedro qualche banconota che il traghettatore accettò senza proferir verbo, prima di accomiatarsi recando alla signora un cenno del capo e ad Angelica il suo solito saluto. «Non parla granché, vero?» «No, ma ha un gran cuore. Mi porta la spesa una volta ogni 2 settimane. Senza di lui non so come farei.»
Mi perdonerà se non l'aiuto con i bagagli, cara, ma con l'artrite che mi ritrovo mi resterebbe la mano attaccata alla valigia. Vorrei un elenco dei suoi medicinali, così posso fare un programma per... Per quello c'è tempo, bambina. Sei appena arrivata e vorrei darti una rinfrescata. Il tuo lavoro inizierà domani. Per oggi solo succo di frutta e qualche vecchio classico. Ti piace l'opera, mia cara? Io non potrei vivere senza. Nel complesso, fu una delle giornate più tranquille e piacevoli che Angelica avesse mai vissuto da parecchio tempo a quella parte. A volte doveva fare uno sforzo per ricordare a se stessa che si trovava lì per lavoro e non in vacanza. Lo stereotipo dell'attrice snob e viziata non si confaceva alla signora Belmes, che per quanto di gusti raffinati non si comportava per niente come una privilegiata. Bypassando le rimostranze della datrice di lavoro, Angelica riuscì ugualmente a mettere mano ai medicinali, constatando che fossero abbastanza da colmare una vasca da bagno. Rimedi per il cuore, per gli occhi, per le ossa, per l'insonnia. Nonostante fosse un laboratorio chimico ambulante, la signora Belmes non appariva né fragile né stanca. Dimostrava ogni decade, ma la senilità pareva conferirle quel raro fascino dignitoso che il fato concede a pochi eletti, come Sean Connery e Angela Lansbury. Il suo volto conservava ancora l'avvenenza nordafricana che aveva espresso in gioventù, delicatamente aquilino, sfumato di un tenue color caffè latte marmorizzato dall'età. Angelica pensò che la vecchiaia facesse meno paura con la prospettiva di raggiungerla con la mente e il corpo della signora Belmes. Malgrado la tranquillità in cui si trovò immersa, quando arrivò la sera e si ritirò nella stanza che le era stata riservata, si sentì ugualmente molto stanca e desiderosa di una lunga, profonda dormita. La camera era meravigliosa, con tappeti orientali a ricoprire il pavimento e le pareti scintillanti di decori con ceramiche colorate. Un'ampia portafinestra accedeva al terrazzo che dava al cortile interno, in quel momento inargentato dalla luna. L'aria tiepida e profumata inarcava le tende lunghe di lino. Ne osservava il pigro andirivieni nello specchio mentre si pettinava. La spazzola, scivolando fra i capelli, esalava un suono ipnotico. Non poté fare a meno di sentirsi la protagonista di una fiaba, una di quelle storie dove magici servitori accudiscono improbabili eroine in castelli fatati, mentre principi trasfigurati da cupe maledizioni le sbirciano dagli angoli dei corridoi o dai buchi delle serrature. Alle sue spalle le tende si gonfiarono e si sgonfiarono lentamente, quasi respirando. Le osservò ritrarsi, agitate dall'aria, scostandosi come un sipario di nebbia. Dietro intravide la figura nuda di una giovane donna che la fissava dal terrazzo. Sul petto, tra i seni pallidi ed esposti, si spalancava una ferita mostruosa che lacrimava sangue. Strali di terrore puro trafissero il cuore di Angelica mentre la ragazza girava di scatto, alzandosi in piedi. Un urlo le risalì i polmoni, ma all'altezza della gola si trasformò in un verso strozzato. La spazzola le cadde di mano con un tonfo secco. Non ci fece minimamente caso, continuando a puntare gli occhi strabuzzati verso la porta finestra. Osservò le tende flettersi in una curva semitrasparente, oltre la quale il cortile si intravedeva come un paesaggio tra le brume del mattino. Se vi fosse stato qualcuno, sarebbe stato impossibile non vederlo. La terrazza, tuttavia, era vuota. I piedi nudi di Angelica non provocarono suoni quando, con un certo sforzo, avanzò in quella direzione, scoprendo di avere la bocca asciutta e le mani vittime di un vago tremore. Quando i tendaggi si sollevarono verso di lei al pari di molli fantasmi, alzò le braccia per intercettarli, scostandoli affinché non la intralciassero.
Nella quiete notturna il cortile interno era pervaso di brividi argentei. La luna si insinuava nel porticato, proiettando le ombre delle colonne, sbiadendo ogni tinta nel suo candore ultraterreno. Dall'altro lato, la cupola imbozzolata nello strano rampicante pareva mandare un'impercettibile, sgradevole opalescenza nell'oscurità. Nel momento preciso in cui Angelica pensava con sollievo di essere stata giocata dalla sua stessa fantasia, il cuore mandò un secondo trillo di paura e sulla schiena, sotto il leggero tessuto della camicia da notte, la pelle le si increspò tra le scapole. Girò su se stessa e stavolta urlò nel trovarsi qualcuno dietro di lei. «Oh, mia cara, mi perdoni!» Si scusò subito la signora Belmes. «Credevo che mi avesse sentita entrare. Oh, si vede che non sono più abituata ad avere compagnia. L'ho spaventata?» No, boccheggiò Angelica, sebbene fosse consapevole di quanto il suo atteggiamento sbugiardasse quelle parole. «Ero sovrappensiero.» «Vede, ho pensato di portarle una camomilla. So che è difficile abituarsi a un nuovo letto.» «Non avrebbe dovuto disturbarsi, signora Belmes.» «Dal momento che passeremo insieme un po' di tempo, che ne dice se gettiamo i formalismi alle ortiche e iniziamo a chiamarci per nome e darci del tu? Angelica è un nome così delizioso che lo preferisco a signorina Pedraja, sempre che lei sia d'accordo.» «Ma certo, signora Bel...» Saira. Saira, giusto. Grazie del pensiero.» «Figurati, mia cara. Buonanotte, Angelica.» La signora le rivolse un ultimo sorriso prima di uscire dalla stanza tirandosi dietro la porta. Mentre la sentiva allontanarsi nel corridoio, Angelica si portò la tazza alle labbra, sorbendo un sorso di bevanda calda e dolce, sentendo il battito cardiaco rilassarsi. Non per la prima volta le sovvenne che forse, più che quello di badante o infermiera, il suo ruolo sarebbe stato quello della dama di compagnia. Le andava bene. Non era mai riuscita a entrare in sintonia con i suoi coetanei, ma sentiva che con la signora Belmes avrebbe potuto parlare di tutto, persino di ciò che non aveva mai osato dire a nessun altro. I suoi occhi caddero sulla spazzola sul tappeto. Un piccolo moto d'apprensione le pulsò tra i seni, inducendola a voltarsi verso le finestre, dove le tende ondeggiavano ancora. Chissà cosa diavolo credeva di avere visto. Chiuse le imposte e questo la fece sentire meglio, almeno un po'. Si infilò sotto le coperte e si addormentò pochi attimi dopo, ignara dell'intreccio di sussurri effimeri che le esalavano attorno. Ci vollero 3 giorni di permanenza a Los Susurros per dare modo ad Angelica di farsi un quadro generale dell'anatomia di quella villa, anche se ancora le capitava di imboccare il corridoio o la scala sbagliati, finendo in luoghi del tutto opposti a dove avrebbe voluto recarsi. Ma ciò non la infastidiva, anzi alimentava la sua sete di avventure, portandola a scoprire elementi architettonici nuovi. Benché la dimora fosse magnifica nella sua interezza, non impiegò molto a eleggere la torretta a suo luogo preferito. Era direttamente a picco sul mare e forniva una visione a 365 gradi. Dai suoi merli, in quelle limpide giornate, lo sguardo poteva volare su ali di vento, raggiungendo senza intoppi Maiorca, Ibiza e Formentera. Una flotta di barche a vela moschettavano lo zaffiro del mare, sfilando in quello sciame di frenetiche scintille riflesse sulle onde. Angelica le inquadrava nell'ampio schermo dell'iPhone, anche se non riponeva molta fiducia in quegli scatti. Del resto, non avrebbe potuto postarli su Instagram, dal momento che alla golondrina mancava la connessione internet.
Un lieve ticchettio provocato dalla punta di un bastone la indusse a gettare lo sguardo sopra la spalla. «Buongiorno, Saira! Hai bisogno di me?» «Scusa, qui il panorama è così bello che potrei restare quassù e scordarmi di tutto!» «Oh, faresti bene, bambina! Lo sussurro si è stata costruita per questo! Dimenticarsi di tutto, anche di se stessi!» «Santo cielo, ma è un grosso telefono o un piccolo televisore?» La ragazza rise, mentre con sguardo impressionato la signora Belmes le prendeva delicatamente l'iPhone dalle mani. Il vento scaldato dal sole le faceva svolazzare la leggera vestaglia verde menta attorno alle gambe, ma non c'era raffica abbastanza forte da scompigliare l'elaborata acconciatura dei suoi capelli d'argento. «Di cosa è capace l'ingegno umano?» mormorò la vecchia sollevando l'oggetto in modo da inquadrare una delle imbarcazioni. Usava il tono di perplessa riverenza che quasi tutti gli anziani assumono quando vengono messi di fronte a una nuova tecnologia. «Non c'era nulla di simile quando ero giovane io. Tutto questo sarebbe parso un miracolo. Forse una stregoneria.» Con un tuffo al cuore, Angelica vide le dita artritiche della signora perdere la presa sull'oggetto. Si gettò in avanti per impedirne la caduta, ma riuscì solo a sfiorare il cellulare prima che questo venisse risucchiato dalla gravità, precipitando fino al duro incontro con gli scogli. Come da una distanza incalcolabile, si udì un suono secco. Per un secondo entrambe le donne rimasero impietrite, sporgendosi dalle merlature della torretta. Poi, in perfetta sincronia, una si volse verso l'altra. Un focolaio di rabbia risalì dal petto di Angelica, ma quell'ardore fu subito estinto dall'espressione sul volto della signora Belmes. Si era portata una mano alla bocca, tremava, e gli occhi le traboccarono di lacrime. «Perdonami!» gemette, le rughe che le si accartocciavano sulla faccia. «Bambina, perdonami!» Scoppiò in lacrime. Un pianto fragoroso, disperato, simile a quello di un bambino che lasciò la giovane spiazzata e confusa. Non era la prima volta che vedeva un anziano rendersi pienamente conto della propria fragilità e sciogliersi in lacrime. Tuttavia, non era mai riuscita a gestire simili situazioni. Intanto la signora Belmes aveva raggiunto una delle sedie della terrazza, accasciandovisi sopra, il volto nascosto dietro le mani, dondolandosi. «Non lo sopporto! Non lo sopporto più, questo corpo! Questa carcassa! Questa prigione! Una volta... oh... una volta avevo mani così belle, così forti. Guardale ora, guardami. Guarda in che stato ti riduce la vita.» Angelica le si inginocchiò accanto, quasi nel panico. Lo sfogo della sua padrona sembrava irrefrenabile. Pareva quasi stesse delirando. «Una delle donne più belle del mio tempo. Corteggiata dagli uomini migliori, da duchi, da conti, intrappolata qui dentro, in queste ossa ritorte!» «Signora Belmes, Saira, ti prego, non fare così. Non è nulla di grave, davvero. Ne comprerò un altro. Sarà come se non fosse mai successo.» Le mani dell'anziana si staccarono dal volto e tremando andarono ad adagiarsi ai lati di quello di Angelica, che dovette resistere all'impulso di sottrarsi a quel contatto. Le intrappolavano la testa con foga, fin quasi a farle male. «Ero come te, cara, bella e fresca come un fiore che schiude i petali alla notte. Niente mi pareva impossibile alla tua età. Ho fatto tali cose, sapessi. Adesso quasi mi sembra di averle solo sognate.
La trasse a sé e Angelica la secondò, anche se per qualche ragione le vennero i brividi nel sentire le braccia ossute della signora Belmes stringerla in quell'abbraccio. Fu pervasa dal timore un po' folle che il corpo dell'anziana potesse inglobarla come un'ameba. Contrastò l'impulso di svincolarsi, anzi ricambiò quell'abbraccio. Il volto della vecchia le premeva contro il collo, sentiva il bagnato delle sue lacrime. Questo la intenerì e la fece vergognare di quei pensieri. La signora Belmes era ciò che lei un giorno sarebbe diventata. Era lì per accudirla, non solo assicurarsi che prendesse le medicine, prepararle i pasti e lavarla, ma anche darle conforto, aiutarla ad approdare all'ultimo porto. I singhiozzi lentamente si spensero. Cosa resta di noi alla fine? Solo sussurri, mia cara. Solo sussurri nel vento. Il delicatissimo salmorejo che Angelica preparò per cena, preceduto da qualche leggera tapas, risollevò l'umore suo e della signora Belmes, facendo dimenticare l'accaduto di quel pomeriggio. Dopo mangiato si godettero il crepuscolo sedute sul bordo della fontana, sotto le chiome stormenti degli eucalipti, chiacchierando del più e del meno. Quando il viola della sera si accese di stelle, rincasarono, dandosi la buonanotte prima di raggiungere le rispettive stanze. Angelica rimase sveglia per un po', cercando di leggere un romanzo di Carlos Ruiz Zafón, ma le frasi le scivolarono tra le trame della mente senza restarvi impigliate, obbligandola a rileggere più volte gli stessi paragrafi. Si domandò cosa l'angustiasse. Non certo la faccenda del cellulare, dato che non ci teneva così tanto, e poi, in caso d'emergenza, c'era sempre il telefono fisso nello studio. Forse lo sfogo della signora Belmes l'aveva suggestionata più di quanto fosse disposta ad ammettere. Alla fine lasciò perdere le avventure di Daniel Sempere, lasciando il libro sul comodino e avvolgendosi nelle leggere lenzuola. Le sembrava di essersi appisolata da appena un istante quando la rarefatta seta del sonno fu strappata da un suono. Si mise a sedere e impiegò qualche attimo a capire di cosa si trattasse. Da qualche parte, soffusa e ovattata, giungeva la voce di una donna. Pensare alla signora Belmes fu istantaneo, ma poi concluse che quella era la voce di una persona molto più giovane che si propagava in trilli acuti e gorgheggi voluttuosi. Emerse in corridoio, muovendosi nella casa buia, seguendo quel canto ultraterreno dove parole e musica trovavano eco negli alti soffitti e negli archi cesellati. Le parve di percorrere un labirinto infinito dove proporzioni e angolature venivano sfalsate. Più avanzava, più la voce diventava chiara. Si rese conto di essere giunta in biblioteca. Le imposte erano chiuse e solo un effimero velo lunare sfuggiva tra le lamelle, ma era più che sufficiente a risplendere sulla voluminosa tromba metallica del grammofono sul quale un disco girava sotto la puntina. Da esso sgorgavano parole simili a lampi di luce. «Ah, fuggi il traditor! Non lo lasciar più dir! Il labbro è mentitor! Fallace il ciglio! Dai miei tormenti impara a credere a quel cor e nasca il tuo timor dal mio periglio!» Anche in quella luce scarsa e spettrale gli occhi di Angelica riuscirono a leggere la tonda etichetta che vorticava al centro del disco in vinile. Si trattava del Don Giovanni. Le braccia le si incresparono di brividi, il cuore accelerò per una ragione che la sua mente ancora non aveva colto. Nel voltarsi sussultò, vedendo una donna in piedi nel vano della porta che lei aveva appena varcato.
Era nuda, lattescente come la luna, i seni che fremevano separati dal terribile squarcio che le devastava il petto, gli strati di carne brutalmente scostati sulle ossa, i rivoli di sangue che la imbrattavano colandole sul pallido ventre, insaccherandole il vello ricciuto del pube. Non somigliava alla visione della scorsa volta e, sebbene dimostrasse poco più di 20 anni, Angelica non faticò a riconoscerla. Si trattava di Dominga Peron, alias Estella Vega, colei che con la sua interpretazione di Donna Elvira aveva incantato le platee. Ma non c'era gloria in quella visione, solo occhi palpitanti di dolore e lineamenti raggelati dalla paura. Tra le mani stringeva un oggetto rettangolare, un libro voluminoso con la copertina di tessuto azzurro sul quale spiccavano le dorate linee sottili di una rosa dei venti. Ebbe poco meno di 3 secondi per incamerare tutto ciò nel cervello, prima che dall'oscurità dietro Dominga emergesse un possente, orribile braccio che le sfrecciò sopra la spalla. Una mano gigantesca, rossa e squamosa come l'artiglio di un drago, si stampò sulla bocca della donna, la quale ebbe appena il tempo di sgranare gli occhi e mandare un soffocato lamento di terrore, mentre veniva trascinata via, fagocitata nel buio. Un vespaio di sussurri colmò la biblioteca, uscendo dal grammofono a volume sempre più alto, sempre più stridente, simili a unghie che graffiavano una lavagna. Sul piatto dell'apparecchio il disco si frammentò in una ragnatela di crepe e quindi andò in 1000 pezzi come fosse fatto di cristallo, spedendo frantumi luccicanti per tutta la stanza. Il corpo di Angelica fu percorso da una violenta contrazione, durante la quale ebbe un vuoto allo stomaco, unito al sentore che il pavimento le si fosse spalancato sotto i piedi. Boccheggiando rinvenne. Si trovava in biblioteca, con la luce rosata dell'alba che iniziava a sgusciare attraverso le imposte. Il grammofono era di fianco a lei, vuoto. Nessun frammento di vinile era sparso sul pavimento. Disorientata, con il cuore trasformato in una farfalla che le sbatacchiava isterica in gola e il sudore che le incollava la stoffa della camicia da notte al corpo, si diede un'ansiosa occhiata intorno. Era completamente sola. La signora Belmes era di ottimo umore. Dopo colazione, armata di cestino e cesoie, con calcato in testa un cappello di paglia grande quanto un sombrero, si recò nel cortile esterno, facendo ritorno solo mentre Angelica stava apparecchiando la tavola per servire le sardine. Incuriosita uscì in terrazza, dove l'anziana stava impilando i livelli di un essiccatoio. «Shaira, è quasi pronto!» «Arrivo subito, cara!» «Ho quasi fatto!» Un olezzo dolciastro si sollevava dall'essiccatoio e dal cesto, dal quale la signora prese un fiore che porse alla ragazza. Per forma e dimensione somigliava molto a un comune fiore di zucca, ma la differenza stava tutta nella tinta magenta della carnosa corolla, che all'interno si scuriva in un blu crepuscolare. Gli stami sollevavano grumi di polvere arancio vivo. Angelica se lo portò sotto al naso. Il profumo era intenso da dare il capogiro, caramelloso all'estremo, con uno strano sottofondo marcescente che le rievocò quello degli animali investiti dalle automobili. «Ah, non ne ho mai raccolti tanti, ma devono essiccarsi per bene per poterli utilizzare. Il decotto ti piacerà, ha effetti sorprendenti sul corpo», assicurò la signora Belmes prendendole il fiore dalle mani e sistemandolo sul ripiano più alto dell'essiccatoio. Angelica sorrise, ma in cuor suo aveva già deciso che non avrebbe assaggiato niente che derivasse da quella pianta tanto inquietante. Quando la padrona di casa si fu ritirata nella sua camera per il riposo quotidiano, la ragazza lavò piatti e posate prima che i suoi pensieri si sedimentassero su quello che aveva vissuto la notte precedente.
Non ne aveva fatto parola con la belmesse e in cuor suo non sapeva dire se avesse taciuto per non preoccuparla o per un'altra ragione. Andando indietro con la memoria, non ricordava un solo episodio di sonnambulismo nella propria vita e in ogni caso non era certa che si fosse trattato di questo. Nonostante le imposte spalancate inondassero la biblioteca di luce, facendo scintillare le vetrinette e i marmi del pavimento, scoprì di non sentirsi a proprio agio, ma l'essere che crebbe non appena sfiorò il grammofono con lo sguardo, quasi temendo che da un momento all'altro una ridda di voci inquietanti risuonasse dall'imbuto. Pur malvolentieri rievocò la visione della notte prima. Le immagini le balenarono subito dietro agli occhi, vivide e pregne di tinte forti. Rabbrividì nel rivedere la terribile ferita sbocciata sul petto di Dominga Peron, l'espressione allucinata di quel viso. E quell'artiglio che emergendo dal buio la trascinava via. Orribile! Si focalizzò su un altro elemento, escludendo tutti gli altri. Il simbolo sulla copertina del libro, la rosa dei venti, lei lo conosceva. Era stampigliato su tutti i libri pubblicati dalla Raimundo Lullio Editores, una vecchia casa editrice specializzata in enciclopedie, volumi di filosofia e storia. Ricordava che suo padre aveva una libreria piena di quei grossi tomi rilegati in tessuto e che lei, da piccola, si divertiva a ricalcare la stella dei venti usando la carta da lucido. Fece scorrere un'occhiata sugli scaffali, passando in rassegna le ordinate file di libri, fino a quando non trovò quello che cercava. 3 mensole erano occupate per intero da una collana di 15 volumi che trattava della storia spagnola, dai primi insediamenti umani fino all'età contemporanea. Rimase indecisa, interrogandosi su quello che stava facendo. Davvero dava credito a una sorta di allucinazione avvenuta mentre camminava nel sonno? La storia di Los Susurros letta sulla rivista e l'improvviso cambio di ambiente dovevano averla suggestionata. Era l'unica spiegazione plausibile. Trattenne il fiato quando notò una macchia sulla costa del volume numero 13 della collana. Una piccola chiazza ovale, color rosso ruggine, come l'impronta di un dito intriso di sangue. Estrasse il tomo con mani così gelide da essere quasi insensibili, andando a sedersi su una delle poltroncine. La rilegatura crocchiò debolmente quando l'aprì. Evidentemente nessuno sfogliava quel libro da molto tempo. Non sapeva cosa cercare. Tutto le risultava assurdo e spaventoso al contempo, come se fosse intrappolata in un gioco senza che nessuno le avesse spiegato le regole. Perché quel libro era importante? Cosa conteneva di fondamentale? Controllò l'indice. La parte conclusiva era tutta incentrata sulle Baleari. Impaziente, Angelica raggiunse la pagina indicata, leggendo febbrilmente, anche se nulla le pareva di una qualche rilevanza, fino a quando non raggiunse il paragrafo che riguardava la Golondrina. Le vicende storiche di quella piccola isola a sud-ovest di Maiorca erano scarne, frammentarie e lacunose. Il dibattito degli storici era fervente, pieno di contraddizioni e revisioni. L'unico punto fermo, per così dire, lo si aveva durante la conquista islamica della Spagna del 711. Durante il regno di Al-Andalus, la cultura, la religione e il costume musulmano vennero travasati nella penisola iberica, il che era ben testimoniato dallo stile architettonico di molti monumenti e palazzi storici, compreso quello dove si trovava Angelica mentre leggeva. Ma non solo questo fu trasportato dagli uomini del comandante Tarif ibn Malik durante le mire espansioniste del governatore Musa ibn Nusair. Il predominio di nuovi territori generò una piccola temperie religiosa, facendo emergere piccoli culti che sopravvivevano nascosti alla religione ufficiale degli Omayyadi. Erano ben pochi gli studiosi che sposavano queste teorie, anche perché le testimonianze erano poco più che favole e leggende.
Tuttavia, per un certo periodo, diverse fonti indipendenti fra loro, sia arabe che visigote, descrissero la presenza sull'isola di La Golondrina di una piccola comunità composta da sole donne, fautrici di un culto scisso dalla religione islamica tradizionale. Erano state loro, stando a certe fonti, a posare le basi dell'edificio che secoli dopo sarebbe stato battezzato Los Susurros. Le tremò il cuore nel leggere quelle righe. Alcuni esperti di esoterismo pontificavano che, nonostante la costruzione avesse cambiato faccia molte volte, le sue basi architettoniche erano rimaste pressoché immutate, essendo state progettate ai fini di incanalare certe energie occulte che costellavano il folklore arabo da millenni. In buona sostanza, si riteneva che quel manipolo di sacerdotesse fosse approdato sull'isola lontano da interferenze e persecuzioni per poter evocare un Ifrit, uno dei più potenti demoni ricordati nei racconti mediorientali. Le ipotesi di alcuni storici si spingevano all'estremo, quasi travalicando i limiti eretti tra realtà e fantasia, affermando che poteva persino esserci una correlazione tra il nome moderno della dimora, Los Susurros, e la leggenda secondo la quale il demonio richiamato fosse Wazwaza, il sussurratore. Con i brividi freddi che le accapponavano la pelle malgrado il caldo, si obbligò a continuare quella scioccante lettura. Che quella setta di invasate fosse o meno esistita, doveva avere avuto vita breve, dal momento che non veniva mai più menzionata negli anni immediatamente successivi alla cacciata degli arabi. Forse erano state massacrate dai nemici o magari dai loro stessi compatrioti che non tolleravano alcuna devianza della loro fede. Per lunghi secoli La Golondrina era rimasta disabitata e l'edificio sulla scogliera era stato sgretolato dai venti marini, fino a quando un personaggio misterioso e ambiguo, almeno quanto le sacerdotesse del culto di Wazwaza, si era fatto avanti a reclamare quei miseri ruderi nel maggio del 1729. Una lama di stupito terrore calò sul respiro di Angelica quando, voltando pagina, si trovò a fissare la foto di un dipinto dove posava una nobildonna in un salottino foderato di broccato, imbozzolata tra i merletti e le balze di un vaporoso abito tinta perla, i capelli ramati che le avvolgevano la testa in boccoli lucenti, lo sguardo da leonessa che fissava il pittore da sopra il pizzo di un ventaglio nero con inserti in madreperla. Il suo sguardo. Una brina di panico le si formò sul cuore mentre combatteva contro una realtà troppo spaventosa e insopportabile. Chiuse gli occhi, prendendo ampi respiri. Suggestione. Solo suggestione. Aprì nuovamente le palpebre, scrutando il ritratto della principessa Hildegard von Hasselkassel, studiandone i forti lineamenti teutonici e la posa fiera, da conquistatrice. Un naso aristocratico separava due occhi ardenti come folgori d'estate, recanti un'espressione che poteva definirsi di sfida. Non fosse stato per la durezza dei suoi tratti, avrebbe emanato una bellezza mozzafiato. Prima che lo spiritismo e l'occultismo diventassero un filone modaiolo nei salotti europei, la principessa era già una grande appassionata di queste materie, al punto che le sue frequentazioni di esperti del settore misero in grave imbarazzo la sua famiglia. Certamente per i parenti fu un sollievo quando, consigliata da uno di quegli occultisti, decise di trasferirsi alla Golondrina in pianta stabile. L'attuale aspetto di Los Susurros si doveva in gran parte a lei, che aveva riedificato e restaurato l'edificio cercando di mantenere inalterata la sua essenza islamica, nonché quell'architettura che pareva capace di confluire poteri sovrannaturali. Una volta lì, visse una vita pressoché eremitica, morendo nel 1788 in tarda età. Non essendosi mai sposata, lasciò ogni avere e proprietà a una figlia adottiva. Nello stesso momento in cui Angelica apprendeva tutto questo, qualcosa aveva iniziato a muoversi nell'oscurità custodita all'interno dello strano edificio a cupola in fondo al cortile esterno.
Il vento si alzò, agitando le fronde degli alberi. I parrocchetti si involarono con un chiacchiericcio isterico. Dietro i battenti chiusi, una mano si allungava lenta, enorme, completamente ricoperta di spesse scaglie ossee. Gli artigli neri, lunghi come quelli di un leopardo, sfiorarono il metallo emettendo un lieve stridio, mentre le dita vi scivolavano sopra, fino a che il palmo non aderì del tutto. A molta distanza, nella biblioteca, il corpo di Angelica ebbe una violenta contrazione, gli occhi sgranati sul viso contratto di panico. Il libro cadde sul pavimento con un frullio di pagine. Senza fiato, la giovane inarcò la schiena, percependo il contatto sulla spina dorsale di una mano gigantesca, ruvida, come se avesse la pelle di cartavetro. Un fiotto d'orina le sfuggì dalla vescica, inzuppando le mutandine, chiazzando il velluto della poltrona. Si alzò di scatto, sul punto di svenire, contorcendosi per grattarsi il punto dove era avvenuto quell'immondo contatto, la cute che prudeva quasi che una manciata di vermi le fosse scivolata sotto la scollatura dell'abito. Ricacciando la nausea, corse fuori dalla stanza, avvinta da un improvviso attacco di claustrofobia, sentendo le pareti che le si restringevano addosso, desiderando aria fresca e il tocco del sole. Corse sulla terrazza, ansimando, piangendo. Si accasciò sulle merlature della balaustra, il vento che le sollevava i capelli, raffreddando le lacrime e sudore. Inclinò il capo all'indietro. Maiorca era così vicina e allo stesso tempo irraggiungibile. Non hai toccato la cena, Angelica. Non stai bene, cara? La ragazza sollevò lo sguardo dal proprio piatto, incrociando gli occhi apprensivi della signora Belmes che sedeva dall'altro lato del tavolo. Non ho molto appetito stasera. E sei anche stranamente silenziosa. Sicura che vada tutto bene? Ecco, io mi domandavo se fosse un problema per te se tornassi a Barcellona per qualche giorno. Sul viso della signora Belmes veleggiò un'espressione stupefatta. Se è per la mia scenata dell'altra volta? Oh no, è che penso di avere bisogno di un cellulare nuovo. E poi avrei anche una visita dal ginecologo. Non ne sapevo nulla. Mi è passato di mente, con il trasloco e tutto il resto. La mano della signora Belmes alzò il bicchiere, sorseggiando un po' di vino. I suoi occhi non lasciarono mai quelli di Angelica, che si sforzò di mantenere lo sguardo e non far trapelare l'ansia che la divorava. Beh, non vedo perché non dovresti andare, bambina. Ma Pedro ha appena fatto la sua consegna. Non tornerà che tra 2 settimane. Pensavo che forse lei potrebbe chiamarlo e farlo venire prima. Se vuole posso telefonargli io, naturalmente pagherò per il disturbo. Una pausa silenziosa durante la quale la signora beve altro vino recava negli occhi un'espressione sospettosa che la faceva somigliare più che mai alla principessa von Hasselkessel, per quanto Angelica si rifiutasse di crederlo. Ci penserò io, non ti preoccupare. E quando vorresti partire? Domani, se possibile. Come vuoi, cara. Oh, se non mangi altro, vieni con me. È tutto il giorno che aspetto questo momento. Tornando a sorridere, si tamponò le labbra con il tovagliolo e si alzò, aggirando il tavolo. Prese le mani di Angelica nelle proprie, quasi che volesse invitarla a ballare. «Ho una bella sorpresa per te!» Condusse la propria badante nell'unica zona della casa che non rispecchiava lo stile orientaleggiante del resto della dimora, una sorta di stanzino guardaroba pesantemente art déco, tutto scintillante d'oro e di specchi. Porte scorrevoli degli armadi celavano abbastanza abiti da vestire un plotone di modelle.
La signora Belmes la precedette quasi saltellando, pervasa da un'eccitazione che la faceva sembrare una ragazzina, e andò a inserire un disco in vinile in un giradischi. Nel camerino odoroso di lavanda e naftalina si diffusero le note briose della Carmen. Con gli angoli del sorriso appesi alle orecchie, l'anziana afferrò la giovane per il gomito, posizionandola davanti allo specchio a misura intera in fondo alla stanza, prima di porgerle un grazioso abitino blu elettrico stile anni 50. «Oh, dimmi se non è un amore!» Angelica annuì, sollevandoselo di fronte e guardandosi allo specchio. «Forza, provatelo! Lo indossavo quando avevo la tua età, mia cara. A me stava divinamente e scommetto che a te cade altrettanto bene.» «Come? Vuole che lo indossi qui, adesso?» «Con un corpo come il tuo non sarei mica timida, vero? Forza, forza! Sono impaziente di vedere come ti sta!» Prese a spogliarsi con lentezza, senza alcun entusiasmo. Rimase in intimo, imbarazzata, con la testa incassata tra le spalle, vulnerabile. Gettò uno sguardo allo specchio, sulla cui superficie vide la signora Belmes scrutarla con occhi avidi ed eccitati. Si fece passare l'abito blu dalla testa. Era fresco e morbido, molto bello, ma non era il suo stile. L'anziana batté le mani al colmo della gioia. «Oh, lo sapevo! Ti sta d'incanto! Ma il blu non ti dona molto, cara? Ecco, forse qualcosa dalle tinte più calde!» E le passò un vestito di taffetà sui toni dell'oro, ammiccante di lustrini, anche questo molto vintage. Di buon grado, Angelica tornò a svestirsi, indossando il secondo abito. «Avevo ragione, eh? E non può mancare la borsetta!» Gliene mise tra le mani una tutta tintinnante di perline. In piena frenesia, la signora Belmes fece scorrere le ante, estraendo altri vestiti che, uno alla volta, Angelica dovette provare di fronte allo specchio. Di cambio in cambio si ritrovava nei panni di una facoltosa mogliettina anni 50, in quelli di una provocante diva del 1940 o di una elegante ereditiera del primo ventennio del 1900. Ogni abito aveva tutto un vasto corredo di accessori con i quali la padrona di casa l'addobbava. Fu avvolta in lugubri stole di volpe, ebbe la testa fasciata da turbanti di seta con fermagli di perle, fece finta di fumare da bocchini d'avorio a lunghezza d'opera, attaccò alla stoffa spille tempestate di brillanti. Ogni volta che si svestiva e rivestiva, l'entusiasmo della sua datrice di lavoro cresceva, al punto che ebbe timore potesse venirle un colpo. Non si fermava un attimo, avvinta da una smania che sconfinava nel nevrotico, il sorriso simile a una paresi. Infine, per valorizzare un elegante abito nero, le mise in mano un oggetto che la raggelò. Un ventaglio di seta nera e inserti di madreperla. «Questo è con me da una vita, bambina!» spiegò orgogliosa l'anziana, afferrando un lembo dell'oggetto. Le stecche di fanoni di balena si spiegarono in una mezza ruota. «Oh, guardati, Angelica! Sei semplicemente stupenda!» Angelica non replicò, fissando lo specchio con il corpo irrigidito. Vide le mani della vecchia avvolgersi attorno alle sue spalle come gli artigli di un uccello rapace e fremette nell'immaginarsi quelle unghie che si conficcavano nella sua carne. «Faresti strage di duchi e conti, mia cara, come me, ai miei tempi!» Le mormorò con voce emozionata all'orecchio, gli occhi lucidi di lacrime, prima di posarle un bacio sulla guancia. Camminava a piedi nudi sulla ghiaia levigata e candida che formava i sentieri che si intersecavano nel cortile interno. Era avvolta da un abito rosso sangue,
ampio e fluente, che le sfiorava il corpo come uno sbuffo d'aria calda, illanguidendola. I capelli sciolti le si srotolavano sulle spalle in nastri d'ebano lucente. Ogni passo la conduceva più vicina al grande portone di metallo sotto la cupola avvolta dall'arrampicante. Grossi fiori violacei costellavano i viticci, aprendosi e chiudendosi come tanti cuori a forma di stella, o forse somigliavano più a bocche sospiranti. Sopra di lei il cielo era terso, una perfetta lastra di ceramica azzurra. Eppure stava piovendo. Scendeva una cortina di frammenti di vetro colorato. Solo che non era vetro, bensì qualcosa di più lieve, senza peso. Erano cadaveri di farfalle. Piovevano a migliaia, vorticando su se stesse, ricoprendo le siepi, le palme, il sentiero di ghiaia che stava percorrendo, formando uno strato variopinto sui tetti e sui terrazzi. Quella triste nevicata arcobaleno si intensificò man mano che avanzava, obbligandola a procedere su uno spesso tappeto di fragili corpicini. Il palpitio agonizzante delle loro ali creava ondate iridescenti di fremiti simili ai serici riverberi argentei che il vento crea scompigliando l'erba alta. Entrò lentamente nell'alone olfattivo diffuso dai fiori. Il profumo sciropposo e greve la imbeve al pari di un bagno d'olio. Voci disincarnate presero a sussurrare e mormorare nell'aria, affini allo stormire di foglie, parole inafferrabili, ancestrali, mai pronunciate da bocca umana, incomprensibili alle orecchie, afferrabili solo dall'anima, che infatti si tendeva di orrore nei suoi ricettacoli di carne. Attorno a lei, sorgendo dallo strato di farfalle morte, iniziarono a emergere corpi chiari e nudi. Si alzavano lentamente, scrollandosi di dosso gli insetti, srotolandosi fino a che non furono tutti in piedi, circondandola. Donne a decine. La fissavano con occhi vacui da animale impagliato. Tra i seni le ferite somigliavano a grandi vagine sanguinanti, sul fondo delle quali si intravedeva il fremito del cuore. Nel mucchio riconobbe sia Dominga Peron che Sahira Belmes, giovani e fresche come dovevano essere state molti anni prima. Davanti a lei il portone si schiuse. Dallo spiraglio sgusciò una gigantesca mano artigliata, foderata di piastre come il guanto d'arme di un cavaliere, subito seguita da un braccio possente. Avrebbe voluto scostarsi, almeno gridare, ma non poté fare né una né l'altra azione, completamente paralizzata. Gli unghioni lustri e neri le si conficcarono al centro del petto. Carne e ossa non offrirono alcuna resistenza, trapassati e sfondati dalla forza di quella mano che le entrò nel corpo fino al polso. Il dolore fu l'impatto con un fulmine, lancinante, incandescente. Un terremoto le sconvolse il sistema nervoso. Avvertì le dita dell'essere avvolgersi a qualcosa di intimo e segreto dentro di lei. Non il suo cuore, ma elemento di gran lunga più prezioso. Le donne che affollavano il cortile sotto la costante nevicata di farfalle strillarono tutte insieme, le voci fuse in un'unica nota stridente di violino. A quel punto Angelica si destò con uno spasmo incontrollato, risucchiando avidamente l'aria, scossa da un panico che non aveva mai sperimentato. La prima cosa che le riuscì di fare fu abbassare gli occhi sul seno, tirare la scollatura della camicia da notte e infilarvi l'altra mano sotto. Tastando pelle sudata ma intatta, la sua ansia diminuì di qualche tacca, ma non abbastanza per sedare la marea della nausea che risaliva dentro di lei. Scoordinata e frenetica, si gettò giù dal letto, correndo verso la porta del bagno con una mano premuta contro le labbra. Arrivò appena in tempo, ficcando la testa nel water e dando violentemente di stomaco,
la pelle bagnata, accarezzata da gelidi brividi. La doccia calda la confortò blandamente e quando scese da basso sentiva ancora le gambe molli, le ginocchia tremule e la testa piena di ovatta. La signora Belmes si trovava in terrazza in un abito verde lime così acceso da fare male agli occhi. Canticchiava felice, lavorando alacremente a un grosso mortaio di marmo, macinando con un voluminoso pestello. Il tavolino era tutto ingombro di quei fiori violacei ormai secchi e sulla terrazza aleggiava il loro strano profumo. Deglutì un paio di volte, cercando di tenere a bada il malessere che le innescava. «Cara, mi sembri stravolta. Non hai passato una buona notte?» Angelica si spostò a un lato della terrazza dove la brezza diluiva l'odore dei fiori. Fece spaziare lo sguardo sopra le fronde delle palme e sul boschetto di tamarindi che ricopriva l'isola. Lo sfregare del pestello sul fondo del mortaio provocava un grattare snervante. Hai chiamato Pedro? Ah, sì, ma ho brutte notizie. Sembra che abbia avuto noia al motore. Considerando quanto è vecchia quella barca, non c'è da meravigliarsi. Sapessi quante volte gli ho suggerito di comprarne una più moderna. Ma io devo tornare a Barcellona. Il tono brusco di Angelica indusse l'anziana a sollevare gli occhi dal proprio lavoro. Un attimo dopo riprese a macinare. Tra il dire e il fare, mia cara, c'è di mezzo il mare. Letteralmente, temo. Ma non preoccuparti. Pedro ha detto che è questione di 2 giorni, 3 al massimo. Ora, nella credenza, c'è un altro mortaio. Perché non mi dai una mano? Magari ti passa il malumore. Forse si potrebbe chiamare qualcun altro. Beh, io non conosco nessun altro che abbia una barca. E adesso aiutami, per favore. Ti pago per questo, mi pare. Angelica dovette arrendersi, ma non si sforzò di essere gentile. Rievocò le parole dell'aria cantata da donna Elvira. Tradimento, sotterfugio, menzogna. L'odore di quei fiori sapeva di questo. La melensa dolcezza di sussurri pronunciati per ingannare e manipolare, nella quale però riesce a insinuarsi il tanfo putrido della bugia. Dopo pranzo, mentre la signora Belmes andava a riposare nel cortile interno, Angelica attraversò i corridoi arabeggianti della villa fino a trovarsi di fronte all'unica porta di quella dimora che non aveva mai valicato: l'ingresso dello studio. Non provò vero stupore quando, abbassando la maniglia di porcellana, la trovò chiusa a chiave. Con i nervi tesi e i sensi allerta, raggiunse la camera da letto della padrona. Questa si aprì senza frapporre obiezioni, immettendola in un ambiente opulento, dominato da un letto a baldacchino che avrebbe potuto cullare nel sonno una famiglia intera. Spronata dal soffocante senso di terrore nell'avere capito di essere una vera e propria prigioniera, iniziò ad aprire ante e cassetti, frugando nei portagioie e nei cofanetti intarsiati. Ignorò i mirabolanti gioielli e i monili preziosi, sussultando ogni volta che il suo sguardo si posava su qualcosa che ricordava una chiave. Sconfortata e in preda all'ansia, dovette concludere che ciò che cercava non si trovava lì. Avrebbe potuto essere ovunque. La casa era sconfinata. Ma c'era un'altra ipotesi che al contempo semplificava e complicava la sua ricerca. Se lei era prigioniera per ragioni sulle quali preferiva non indagare e il telefono dello studio era l'unica cosa che potesse metterla in contatto con qualcuno disposto a salvarla, era molto probabile che la chiave la custodisse direttamente la persona che l'aveva imprigionata. Il sole l'abbagliò quando uscì tra le colonne del porticato, avanzando lungo i bordi di mattonelle in modo che la ghiaia, crocchiando, non tradisse la sua presenza.
La signora Belmès era seduta all'ombra di una palma. Dormiva con la testa inclinata all'indietro, le labbra raggrinzite schiuse di uno spiraglio, dalle quali usciva ed entrava un respiro graffiante. In grembo teneva un libro nero sulla cui copertina spiccava il titolo a lettere argentate: «Delle occultissime meraviglie». Nervosa, Angelica scoccò un'occhiata all'edificio a cupola a pochi passi da loro. Sembrava incombere minaccioso, tutto punteggiato di fiori simili a occhi malefici. Tornando a concentrarsi sulla vecchia, notò che la vestaglietta leggera con la quale era solita uscire era posata sullo schienale della sedia da giardino. Il tessuto era quasi trasparente e nelle tasche, con un empito di trionfo, scorse la forma di una grossa chiave. Avanzò a passi di piombo, trasalendo ogni volta che il terreno ricoperto di ghiaia mandava uno scricchiolio appena più forte. Decine di farfalle morte erano sparse nei dintorni come involucri di caramelle, rammentandole il suo incubo. I muscoli presero a dolerle, tanto erano tesi. Quando fu abbastanza vicina all'obiettivo da annusare il profumo vanigliato della signora, si piegò lentamente sulle ginocchia, centimetro dopo centimetro, allungando la mano che fece scivolare nella tasca della vestaglia, avvolgendo le dita attorno alla forma fredda e pesante della chiave. La estrasse, infilandosela sbrigativamente nei jeans, procedendo a ritroso con la cautela di chi pose i piedi su una lastra di ghiaccio sottile. Si rese conto di avere smesso di respirare e prese qualche ansiosa, rapida boccata. Ma la signora Belmès non si destò e quando Angelica rientrò all'interno dormiva ancora. Fu con la mano che tremava che la giovane inserì la chiave nella serratura, facendola scattare. L'interno era ampio, le tende erano trattenute da cordoni e la luce del giorno si riversava su un ambiente che lasciò Angelica senza respiro. Se avesse avuto qualche dubbio sul fatto che la signora Belmès fosse invischiata in faccende oscure, quello studio dava conferma a ogni suo più fosco timore. Non sapeva identificare il caotico accumulo di oggetti che soffocavano ogni superficie disponibile, talvolta appendendo da ganci appesi al soffitto. Più che lo studio privato di una ex attrice, pareva il retro bottega di un negozio di articoli voodoo. C'erano idoli sinistri e mummie di animali in alcove di ebano intagliato. Una fila di teschi umani con incise rune sulle calotte craniche la spiava malignamente da una mensola. Alla parete era appeso un lungo abito da cerimonia con le maniche ampie, della stessa tinta e forma di quello che Angelica indossava nel suo sogno. Sopra la severa scrivania troneggiava un quadro enorme. Riconobbe subito l'avvenenza gelida e lo sguardo ferino della principessa Hildegard von Hasselkessel, che però non posava da sola. In piedi, dietro la spalliera della poltrona dove era seduta, c'era un uomo alto, medio orientale, interamente vestito di nero, la testa avvolta in un turbante, il viso affilato che scompariva in una folta barba corvina, simile a quella di un re assiro. L'orrore di quella scoperta le diede una vertigine che la obbligò ad appoggiarsi al bordo dello scrittoio ingombro di carte, buste e documenti. Il telefono era davanti a lei, un vecchio modello a disco combinatore. Afferrò la cornetta portandosela con foga all'orecchio e un singhiozzo di gioia pura le scoppiettò tra le labbra nel sentire il suono della linea. La musica più celestiale del mondo. Iniziò a frugare la scrivania finché non ebbe sotto mano un'agenda che prese a sfogliare con impazienza. Fremeva dalla voglia di rivelare la verità a qualcuno, ma decise di non farlo. Era certa che sarebbe stata presa per pazza esternando i suoi terribili sospetti. Trovò il nome di Pedro e compose il numero, faticando a darsi un contegno. Quando dall'altro capo della linea giunse la ruvida voce del traghettatore, la ragazza quasi non riuscì a trattenere il pianto.
Prese un ampio respiro, iniziando a parlare con il cuore in gola. Aveva sperato che Pedro potesse venirla a prendere subito, ma l'uomo, in tono rammaricato, replicò che per quel giorno era impossibile, ma che sarebbe riuscito a raggiungere la golondrina il pomeriggio dell'indomani, verso le 4. Seppure atterrita dalla prospettiva di trascorrere allo sussurro su un'altra notte, Angelica non aveva altra scelta. Quando tornò nel cortile interno, trovò la signora Belmessa ancora addormentata e non fu difficile fare scivolare la chiave nella tasca della vestaglia. Per il resto del giorno cercò di starle più alla larga possibile, provando nei suoi riguardi un misto di timore e odio. Dalla conversazione che aveva avuto con Pedro era chiaro che la Belmessa non l'aveva mai chiamato. Per fortuna l'anziana non parve rendersi conto della sua improvvisa ostilità. Era tutta impegnata nel preparare una sorta di decotto con i fiori polverizzati, appestando la cucina con il loro aroma che faceva girare la testa. Non cenò insieme alla padrona di casa. Le servì da mangiare e la pregò di scusarla, ma che si sentiva poco bene e preferiva andare subito a letto. Era una bugia solo per metà, dal momento che, agitata com'era, non sarebbe mai riuscita a toccare cibo, specie in compagnia di quella vipera. Una volta in camera fece le valigie, lasciando nell'armadio solo l'abito che avrebbe indossato l'indomani. La sua stanza era sprovvista di chiave e se nei giorni precedenti non vi aveva fatto neppure caso, adesso avrebbe dato chissà cosa per potersi chiudere dentro. Decise di sistemare un mobiletto davanti all'anta. Non poteva impedire alla donna di entrare, ma il rumore l'avrebbe destata. Fu comunque una precauzione superflua, dal momento che l'ansia la tenne desta come se avesse bevuto un litro di caffè. Nessun tempo le parve più lungo, più sofferto delle ore che la separavano dall'arrivo di Pedro. Bruciò il pranzo e ruppe un bicchiere mentre apparecchiava, tanto il nervosismo la impacciava. Gli occhi della signora Belmessa le erano costantemente puntati addosso. Li sentiva anche quando le dava le spalle, simili a oggetti appuntiti dietro la nuca. Sospettava qualcosa. Era evidente, ma la paura di Angelica stava valicando i confini della rabbia ormai. Se solo quella strega avesse fatto tanto di metterle le mani addosso, l'avrebbe conciata per le feste. Poteva anche essere immanicata con chissà quali occulte depravazioni, ma rimaneva pur sempre una vecchia dalle ossa fragili e il corpo debole. Dichiarando di voler riposare, la Belmessa si ritirò al piano di sopra. Sollevata di non averla più intorno, Angelica salì invece nella torretta a scrutare il mare, pregando che il tempo scorresse più svelto. Finalmente vide una piccola imbarcazione rumorosa puntare verso la caletta custodita nella costa frastagliata dell'isola e anche da quella distanza poté riconoscere la figura tarchiata di Pedro. Tornò dentro la villa con le ali ai piedi, sentendo l'emozione dirompente di un ergastolano che riceve una grazia inattesa. Raggiunse la sua stanza, spalancò la porta e raggelò. «Siamo in partenza, cara!» La signora Belmessa le rivolgeva un sorriso dolce come il miele, tagliente come un rasoio. Attraverso il volto rugoso di Sahira Belmes, gli occhi tradivano l'animo della principessa Hildegard che affiorava dall'interno. Stava seduta sul bordo del letto, accanto alle valigie che Angelica aveva impilato sul materasso. «Fatti da parte, voglio andarmene da quest'inferno!» «Volevi scappare come una ladra. E ci saresti anche riuscita, sai?» Se non avessi lasciato la rubrica sulla scrivania. Io la tengo sempre nel cassetto. È così che ho capito che eri entrata nello studio. Immagino che Pedro stia per arrivare.
Sì, mi sta già aspettando, quindi non provare a fermarmi. No, non ci proverò. Saresti capace di spezzarmi un braccio. A me, una povera vecchia. La commedia è finita. Spero bene che tu non voglia dire nulla a nessuno una volta a Barcellona. Ti chiuderebbero in manicomio, cara. Meglio in manicomio che in questa casa. Si avvicinò al letto afferrando una delle valigie. Con una sveltezza che Angelica non avrebbe mai attribuito a una donna così anziana, la signora Belmes si alzò di scatto afferrandola. Un dolore pungente trafisse il lato del collo della ragazza che mandò uno strillo, colpendo l'assalitrice con un mal rovescio che la sbilanciò, facendola quasi stramazzare. Nell'agitare le braccia per mantenersi in equilibrio, la siringa che la vecchia stringeva tra le dita ossute mandò un barlume sinistro. Nel cilindro era rimasta qualche traccia di liquido violaceo. Lasciando perdere le valigie, Angelica scappò in corridoio, terrorizzata, una mano premuta sul collo. «Fa effetto subito, bambina!» la raggiunse la trionfante voce della megera. «Non arriverai neanche alla porta d'ingresso!» Nel punto dove l'ago era stato conficcato nella carne, si allargava un intorpidimento che ben presto le si ramificò alla parte superiore del corpo. Con sgomento scoprì di non riuscire più a controllare i muscoli delle braccia che le ciondolavano inerti lungo i fianchi. Mentre scendeva le scale, la paralisi si diffuse giù per le gambe che divennero insensibili, pesanti, scoordinate. Raggiunse barcollando la base delle scale, faticando a tenere dritta la testa. Le ginocchia le si piegarono e lei si accasciò contro la parete, finendo sul pavimento. Con gli ultimi residui di mobilità provò a strisciare verso il portone, ma non fece neanche un metro prima che ogni fibra del suo corpo rimanesse bloccata. Era vigile, piena di paura. Sentì i passi della signora Belmes che scendeva la scala. La donna entrò nel suo limitato campo visivo, torreggiando su di lei. Colpire una persona anziana. Che viltà! Il sandalo elegante affondò con forza nelle reni di Angelica, ma il grido di dolore emesso dalla ragazza rimase un suono ovattato dietro le labbra paralizzate. Dopo averle scoccato uno sguardo carico di bieca soddisfazione, la vecchia percorse il corridoio, uscendo dal portone. Sebbene dal suo sguardo si capisse che non era del tutto persuaso, Pedro girò i tacchi e si avviò lungo il vialetto presidiato dai tamarindi. Hildegard lo fissò da dietro le volute in ferro battuto del cancello. Stavolta c'era mancato poco che andasse tutto alla malora. Aveva raccontato a quel beota che sì, la signorina Pedraca avrebbe dovuto partire, ma a causa del polline era stata colta da un brutto attacco d'asma e l'antistaminico l'aveva fatta cadere nel sonno. Meglio non disturbarla. Tornata nella villa, radunò i pensieri per organizzare il da farsi. Sibilò di rabbia, riflettendo che quella sgualdrina l'aveva obbligata ad accelerare i tempi, mentre lei avrebbe preferito che tutto si svolgesse in maniera più lenta. Dubitava però che fosse riuscita a svelare l'inganno con le sue sole forze. Gli spiriti delle donne intrappolati nella dimora le provavano tutte per tentare di mettere in guardia le sue nuove prede. Per fortuna si era portata avanti, approfittando del periodo in cui Angelica era tornata a Barcellona dopo il colloquio per recarsi lei stessa in quella città, presso un prestigioso studio legale dove un avvocato aveva stilato un testamento dove veniva stabilito che ogni proprietà da lei posseduta, dopo la sua dipartita, sarebbe passata nelle mani di Angelica Pedraca. Non vi furono domande o difficoltà di sorta, come sempre.
Lo studio al quale si affidava era abituato a trattare con clientela molto particolare e gli avvocati non si lasciavano mai scappare domande o commenti, neanche di fronte alle richieste più insolite. Attese la notte espletando i preparativi nel tempio, lasciando la sua nuova preda a languire sul pavimento dell'ingresso. Le aveva inoculato infuso a sufficienza da tenerla paralizzata per almeno 24 ore. Non c'era di che temere. Mentre il crepuscolo sconfinava nella notte, trasformando il blu del mare in un nero petrolio, un'emozione frenetica si ridestò nel corpo secco e rugoso della vecchia. Attendeva quel momento da tanto e finalmente era giunto il tempo. Un nuovo corpo, una nuova vita, un nuovo talento al quale attingere per mantenersi nell'agio, per tornare a essere lodata e ammirata da tutti. Quando raggiunse l'atrio, gli occhi di Angelica, l'unica sua parte ancora libera di muoversi, scattarono subito nella sua direzione, mandando un lampo di paura. I piedi nudi di Hildegard producevano leggeri schiaffi sulle mattonelle colorate mentre sospingeva una voluminosa sedia a rotelle. I capelli non erano più intrecciati in acconciature elaborate, bensì sciolti sulle spalle in cascate argento-azzurrino. Indossava il fluente abito rosso che custodiva nello studio, intessuto a immagine e somiglianza di quelli utilizzati dalla sacerdotessa che per prima aveva invocato i poteri dell'Ifrit durante l'invasione musulmana della Spagna. Era stato Asim ibn Marid stesso a raccontarglielo, quando lei era ancora una irrequieta principessa desiderosa di calpestare i suoli del Regno delle Ombre. Quell'uomo mistico, versato nei prodigi più meravigliosi dell'occulto, l'aveva messa a parte di quanto anticamente si verificava alla Golondrina, incoraggiandola a intraprendere quell'antica via perduta che conduceva all'immortalità, il traguardo più ambito e difficile. La ragazza uggiolò di terrore quando vide il paio di forbici scintillare tra le dita della strega, mentre ella le si inginocchiava a fianco. Le lame scattarono aprendo la stoffa dei suoi vestiti, quindi con gesti bruschi le mani di Hildegard la denudarono prima di issarla non senza fatica sulla sedia a rotelle che aveva portato. Ansimante, con i capelli scompigliati, la sacerdotessa trasportò Angelica nel cortile interno, sotto il bagliore della luna che risplendeva sopra i sentieri di ghiaia. La giovane tentava disperatamente di spezzare l'immobilità che la impastoiava. Ogni tanto la punta delle sue dita si contraeva o un debole spasmo la faceva sussultare, ma niente di più. Una volta di fronte al portone, Hildegard levò le braccia con uno svolazzo delle ampie maniche, pronunciando un secco ordine in una lingua aspra e sconosciuta. All'istante i battenti si scostarono con lentezza solenne, emettendo un lamento di cardini che rimbombò all'interno del tempio. L'ambiente era umido, illuminato da una gran quantità di candele il cui smoccolare aveva creato amorfe sculture sui sostegni. Il loro bagliore si spandeva su una bassa lastra di pietra grezza, simile a un rozzo altare, e faceva risplendere un grande affresco su sfondo dorato. Angelica trasalì interiormente, contemplando quelle forme sinuose ricoperte di scaglie, l'anatomia vagamente umana, le ali spinose che si aprivano in ventagli. Si sentì afferrare dalle mani indelicate della vecchia che, sbuffando e imprecandola, distese sulla fredda lastra di pietra. Il suo ansimare riecheggiò fino alla cupola che le sovrastava, sulla quale si notavano ombre sbiadite di pitture antiche di millenni. Saik Vasvasa, signore del fuoco, colui che ispira sussurrando le arti più segrete. Ascoltami, ti reco l'offerta a te gradita, il suggello del nostro vincolo sacro, un'anima di fanciulla, una vita per una vita.
La voce di Hildegard si scompose in eco che diedero vita a un coro di bisbigli sempre più forti, come se nella piccola stanza circolare si fossero radunate decine di persone cospiranti. Gli occhi di Angelica guizzarono nelle orbite mentre le lacrime le scivolavano fino a toccarle le orecchie. Sulla pelle nuda sentiva uno strano formicolio che le faceva venire voglia di grattarsi. Con le mani nocchiute posate sul bordo dell'altare, Hildegard si chinò verso di lei quasi a volerla baciare. Alla luce delle candele, il suo viso pareva un bassorilievo di rughe più grottesco che mai, percorso da un sorriso avido. L'indice adunco sfiorò la guancia di Angelica con un gesto quasi tenero. «Questo è il patto, mia cara. Shaik Waswasa avrà la tua anima». «E io avrò il tuo corpo, con tutti i lunghi anni che custodisce». Si risollevò rivolgendo gli occhi all'affresco dove stava accadendo qualcosa. La superficie dorata si agitò come uno stagno colpito da un sasso. Dalle increspature, maestoso quanto orrendo, emerse un corpo enorme, interamente foderato di scaglie rosso-ruggine, simili a tanti piccoli scudi. A quella vista Angelica iniziò a urlare, anche se la sua voce era poco più che un gemito. Le fiamme sulle candele oscillarono, facendo sciabordare luce ambrata su quella creatura, generando riflessi sulle placche e sulle tre grandi paia d'ali di cuoio che si schiudevano con un crepitio asciutto, la membrana spessa tesa tra lunghe spine appuntite. Dietro di lui una lunga coda crestata spazzava il pavimento, muovendosi avanti e indietro in un modo che tradiva una crescente bramosia. Avanzando sulle gambe massicce, Lifrit raggiunse l'altare e inclinò il volto avernale verso la ragazza che ricambiava lo sguardo immobile e fuori di sé dall'orrore. Le labbra squamose dell'essere si arricciarono nel muso da rettile, esponendo una chiostra di zanne d'avorio che balenarono sotto i suoi occhi, due sfere di fuoco rosso che snodavano riccioli di fumo. L'essere si chinò con lentezza su Angelica, la quale seguitava a produrre quei suoni pregni di panico insondabile. Fremeva tutta, ma non riusciva a scostarsi di un millimetro neanche quando la lingua lunga e purpurea dell'Ifrit sgusciò dalle fauci, scorrendole tra i seni con il sentore di cartavetro sulla pelle nuda. Dall'altra parte dell'altare, torcendosi le mani, Hildegard osservava con occhi dilatati di avida impazienza, il sorriso folle. La testa ornata di corna dell'Ifrit andò su e giù, come approvando ciò che gli era stato offerto in olocausto. Quindi levò un braccio muscoloso, calando lentamente gli artigli verso il petto della giovane donna. Non appena sfiorarono la cute, gli unghioni vi affondarono per qualche centimetro, quasi stessero attraversando qualcosa di immateriale, senza imprimere tracce o versare sangue. Dalla gola di Angelica eruttarono lamenti soffocati. La mano del demone si arrestò, le sue dita si ritrassero, lasciando la pelle intatta. Un moto di perplessità si insinuò sotto l'eccitazione manifestata da Hildegard mentre osservava il muso della creatura sporgersi sul seno della vittima sacrificale. Le narici sottili annusarono profondamente. Emettendo un ringhio minaccioso, l'essere rivolse la propria attenzione alla vecchia. Nei suoi occhi di vere fiamme bruciava una rabbia carica di oltraggio. «Shaik, cosa succede? Perché non gradisci la mia offerta?» L'Ifrit drizzò la schiena in tutta la sua altezza che sfiorava i 3 metri. Le sue ali si agitarono, generando una corrente d'aria che fece svolazzare i capelli dell'anziana ed estinse tutte le candele. Adesso l'unica fonte di luce si irradiava dalle sue orbite fiammeggianti. «Ti prego, che cosa ho sbagliato? Rimedierò, lo giuro, Shaik.
Sono la tua serva fedele. Ho sempre agito per compiacerti. Le parole della donna si sgretolarono in balbettii di paura incoerenti. Tremava da capo a piedi come se stesse per frantumarsi. Nell'accorgersi che la lunga coda sinuosa del demone stava scivolando nella sua direzione, la vecchia si volse e scappò verso il portone, che però si richiuse di schianto. Lei vi impattò contro, emanando un rintocco prima che la coda le si avvolgesse attorno alla vita, stritolandola e spremendole strilli di panico e agonia fuori dai polmoni. La trascinò indietro, mentre i pugni della donna si abbattevano inutilmente contro le scaglie taglienti che corazzavano le spire che l'avevano ghermita. Non tentava più di blandirlo o supplicarlo. Strillava come un animale consapevole che tra poco sarà divorato vivo. Con lentezza l'artiglio dell'Ifrit si allungò all'indirizzo del petto di Hildegard, la quale, stridendo inorridita, tentò vanamente di bloccarne l'avanzata. Gli occhi di Angelica, l'unica parte del corpo che poteva controllare, si chiusero per non dover assistere a quello spettacolo. Tuttavia le sue orecchie udirono lo stesso le urla della vecchia che si trasformavano in un rivoltante gorgoglio agonico. Spento quello, regnò il silenzio. Il teatro era avvolto in una penombra morbida, a contrasto con la luce che pioveva sul palco. Tuttavia, anche in quel buio, Angelica riconobbe lo stesso Pedro seduto in prima fila. Vederlo in abito elegante faceva un effetto strano, e forse anche lui si sentiva un po' a disagio in quell'ambiente. Ma lei era felice che avesse accettato i biglietti che gli aveva spedito. Dopo aver incastrato la mentoniera tra la spalla e il mento, iniziò a fare scorrere l'archetto sulle corde dello Stradivari. Era l'unico oggetto di lusso Surros che avesse deciso di tenere per sé. Tutto il resto era già stato venduto all'asta, mentre la dimora era stata donata allo Stato in modo che ne potessero ricavare un museo. Era incredibile che da quel giorno fossero già trascorsi 4 anni. Le pareva sorprendente essere viva, ancora nel proprio corpo. Ormai i ricordi andavano dissolvendosi, così come gli incubi. Quando l'effetto della sostanza si era esaurito, Angelica aveva trovato il corpo esanime dell'anziana accanto all'altare. Niente ferite visibili, solo un'espressione di orrore congelata nel rigore della morte. Non avrebbe potuto spiegare alla polizia la verità su quanto era accaduto, così, vincendo la repulsione, aveva issato il cadavere sulla sedia a rotelle, trasportandolo dentro la villa e depositandolo a letto. Solo allora aveva chiamato i soccorsi. Il medico non aveva trovato nulla di innaturale nel decesso di Sahira Belmes, liquidandolo come una morte dovuta alla vecchiaia. Solo in seguito Angelica era stata contattata da un prestigioso studio legale di Barcellona, scoprendo con stupore di essere la sola ereditiera della fortuna della Belmes. Lo sconcerto durò poco, passando il testimone a una tetra comprensione. Ecco come faceva quella megera a garantirsi il proprio lascito, aveva riflettuto. Per un breve periodo aveva vissuto a Lusso Surros, ma non certo per i lieti ricordi. Aveva soggiornato lì il tempo necessario per frugare nello studio della ex datrice di lavoro. Dalla sua incetta erano derivati 6 scatoloni zeppi di documenti, alcuni molto antichi. Una fitta corrispondenza arrivata dal XVIII secolo recava quelle che, anche a occhi profani, apparivano come istruzioni per una sorta di rituale. Gli incartamenti più datati erano tutti scritti in tedesco, ma ad Angelica non era servito approfondire. Ogni lettera, diario, pergamena e qualunque altro documento di natura vagamente occulta era stato consumato nel fuoco del caminetto in modo tale che nessuno potesse più servirsene in futuro.
Sorte analoga era toccata alla pianta che avviluppava il tempio. Ci aveva pensato la ragazza stessa in un'estenuante mattinata di lavoro a sradicarla, farla a pezzi e gettarla dalla scogliera. Fatto questo, si era messa in contatto con una casa d'aste che organizzava vendite di beneficenza, facendo sì che ogni mobile, oggetto e monile di quella casa degli orrori potessero servire a qualcosa di utile. Lo stesso fece con il denaro liquido. Per sé non aveva tenuto un euro. Non rimpiangeva la sua decisione. Non voleva arricchirsi sfruttando i soldi maledetti di Hildegard von Hasselkessel, l'eredità che quella ladra di corpi aveva accumulato ingannando la morte con la complicità di un demonio. Era di gran lunga più felice di sapere che i proventi di quelle vendite sarebbero stati devoluti per nobili cause, come la ricerca per le malattie oncologiche. La musica si diffondeva come un profumo, aleggiando sulle teste dei presenti. Non avrebbe mai immaginato che un giorno avrebbe ripreso a suonare il violino, meno che mai che la sua bravura potesse condurla a una certa fama. L'idea che quella strega stesse per sottrarle pure questo le faceva ribollire il sangue. Ogni tanto il suo sguardo andava al viso di Pedro. Un tempo avrebbe desiderato che ci fosse suo padre seduto ad ascoltarla suonare. Ma adesso quella malinconia era evaporata come un brutto sogno alla luce del mattino. Pedro sapeva tutto di lei. Era l'unico al quale avesse raccontato come si erano svolte realmente le cose allo Sussurros, ed egli, forse in virtù del fatto che gli uomini di mare sono sempre più inclini a credere all'incredibile rispetto agli altri, aveva accettato quel resoconto. Non l'aveva mai giudicata o respinta, trattandola come la figlia che il destino non aveva concesso a lui e alla sua defunta moglie. Era stato Pedro a trovarle un lavoro a Palma de Mallorca e sempre lui l'aveva incoraggiata a riprendere gli studi di violoncello per non lasciar cadere nel vuoto il talento che le albergava dentro. Con il tempo era andato a sostituire quella figura genitoriale che Angelica aveva perduto nel momento in cui Rodrigo Pedraja, suo padre biologico, nonché nome importante della finanza barcellonese, aveva concluso di avere messo al mondo quello che, nella sua ristretta visione, riteneva essere un mostro. Questo solo perché Angelica era affetta dalla sindrome di Morris. E per quanto esteriormente fosse donna, dal punto di vista cromosomico era un maschio. Possedeva i seni e la vagina, ma era sprovvista di utero, ovaie e tube di Falloppio. Per questo suo padre, come poi avrebbe fatto l'Ifrit, l'aveva rifiutata. Quello che un tempo l'aveva fatta soffrire e indotta a rinnegare la sua identità medesima, cercando di scostarsi il più possibile dal mondo degli altri, adesso non l'angustiava più. Se fosse stata una donna normale, con una doppia X nei cromosomi e tutti gli organi al loro posto, a quest'ora su quel palco ci sarebbe stato solo il suo involucro, mosso dalla volontà di Hildegard. Non le importava più che gli altri l'accettassero o meno. Aveva perso la necessità di nascondersi o vergognarsi. Perché aveva l'approvazione della persona più importante, l'unica il cui giudizio contasse davvero, se stessa. Qui finisce Il Sussurratore, scritto da Zelkor, letto e interpretato da Rosanna Lia. Se questo racconto vi è piaciuto, per favore lasciate un like e un commento e condividete sui vostri social. Se volete sostenere il canale con una piccola donazione, trovate i link in descrizione. Grazie e a presto con un nuovo racconto di Zelkor, storie horror e del mistero.